Ciao a tutti e oggi parleremo di insediamenti e il sistema di governo di New World. La rivendicazione del territorio e il lavoro di squadra sono azioni fondamentali per ottenere il predominio in New World. Il mondo di Anterum è suddiviso in territori diversi, molti dei quali possiedono un insediamento e una fortezza propri. Che cos'è un insediamento? L'insediamento è il luogo in cui i giocatori vivono, si riuniscono, creano e scambiano oggetti, lavorano ai progetti della città e sostengono la propria fazione partecipando alle missioni della fazione. In Anterum la morte non è la fine, pertanto gli insediamenti fungono anche da punti di rigenerazione per quei giocatori che hanno la sfortuna di subire danni letali durante la loro avventura. Come si rivendica un insediamento? Durante le prime fasi del gioco dovrai scegliere tra una delle tre fazioni disponibili. Dopo aver scelto una fazione, potrai creare o unirti a una compagnia. A quel punto la compagnia creata eredita la fazione del suo creatore. Le compagnie possono conquistare e controllare un territorio e l'insediamento o la fortezza corrispondente. Qual è la differenza tra insediamento e fortezza? Nell'insediamento i giocatori abitano, creano, raffinano e scambiano oggetti, completano le missioni delle fazioni e intrattengono rapporti sociali. La fortezza è il centro di difesa principale di un territorio. È la struttura che viene attaccata durante la guerra PvP e l'invasione PvE, è il luogo che i giocatori devono raggiungere per rivendicare un territorio. Come si diventa governatore? Il leader di una compagnia viene definito governatore. In principio, il governatore di una compagnia è il creatore della stessa. Quando una compagnia assume il controllo di un territorio, il suo governatore diventa anche il governatore del territorio controllato. Sarà possibile potenziare le stazioni di lavorazione e raffinazione di un insediamento. Il potenziamento di queste stazioni consentirà ai giocatori di creare oggetti più potenti e raffinati. Inoltre, il governatore controlla i buff per lo stile di vita del territorio e i potenziamenti della fortezza. I buff per lo stile di vita sono bonus potenti a lungo termine per la creazione di oggetti e il combattimento che si applicano esclusivamente ai residenti del tuo territorio. Per conquistare un territorio non controllato basterà pagare la tassa di rivendicazione alla fortezza del territorio. Se invece il territorio è già controllato da una compagnia, per conquistarlo si dovrà ricorrere alla guerra, che potrà essere dichiarata soltanto tra compagnie appartenenti a fazioni diverse. Ogni volta che completi un progetto della città, l'insediamento sale di livello. Al contrario, comincia a scendere di livello se i contributi di mantenimento non vengono elargiti alla fazione controllante o se il giocatore non riesce a respingere un'invasione dei corrotti. È vero che si possono usare i servizi di qualsiasi insediamento, per farne parte bisogna acquistare una casa. Tutti possono vivere in un alloggio qualsiasi in qualunque insediamento, indipendentemente dalla fazione a cui appartiene o a quale compagnia controlli quel territorio. Se vi interessa avere altre notizie su questo splendido gioco, iscrivetevi al canale e rimanete sintonizzati. Mi raccomando, attivate anche la campanella. Ciao e alla prossima!